attento perché squilla il telefono. Scusaci Rocco. Pronto? Pronto? Pronto, pronto, pronto. Buongiorno, buongiorno. Senta, buongiorno. Chiara, lei... radio è radio, radio, radio. No, radio e basta, e TV e basta, non due volte. La radio, scusate. la radio. Buongiorno, 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 sono Salvatore Salvatore, per gli amici Salvo Salvo. Io sono Salvo, Salvo. E Salvo e basta. Ma non ci pare brutto che si chiama solo Salvo, no, scusa. Le devo anche dire una cosa, ieri sera le fischiavano le orecchie, Salvo perché, Salvo. Perché, perché? Perché ieri sera, dopo il premio che ho ricevuto, sono andato a cena col mio amico Mario Biondi. Ah, e il, cantante. Si... il cantante. Cantante, il sì. Quale aveva visto sulla mia pagina Facebook Salvo La Rosa Official il video che ho postato col suo intervento della scorsa settimana. Ma perché sono adesso cose? Sì, si guarda queste cose, Mario Biondi è catanese. Uno serio, no, no, è uno serio, ma è catanese. E mi ha detto: dice: io glielo dico, non si monti la testa, io amo Salvo Salvo. Salvo Salvo ufficialmente. Grazie Mario Biondi, grazie Mario Biondi. Sono Salvatore Salvatore per gli amici Salvo Salvo. Va bene, Salvo Salvo. Lo sa perché mi chiamo Salvo Salvo. Me lo spieghi ancora una volta. Te lo spiego. Sì. Io ho avuto un nonno. Sì. Mio nonno, io ero ozzoiano ronzonato. Va bene. Io conoscevo ozzoiano ronzonato. Non l'ho conosciuto, ma dal nome capisco che non era. Non ragionava bene, era ronzonato. Mio nonno era tipografo, ma ignorante. Ignorante ma ronzonato, ronzonato, ma onesto, onesto, ma tipografo. Tipografo, va bene. Ma nanno, ozzoiano ronzonato, quando nasci io, siccome era un tipo che si prestava lui, no? Sì. E allora giustamente mio padre che stava travagliando ci disse, ossia ci va, ossia, a fare a calatore piccereto all'anagrafe. Sì. E allora mio nanno ci ha domandato come si chiama sto piccereto. Sì. E mio padre ci disse, si chiama Salvatore, come mio padre, perché mio nanno, ozzoiano ronzonato, io ero padre di mio padre. Nonno materno. Il nonno materno, io c'era stato male, c'era stato male, perché a mia merito sono un nome da nonno materno, ma mi toccava. Certo. Una volta si usava questa maniera. Come? Una volta si deve il nome del nonno paterno prima e poi eventualmente del nonno materno. E poi si cominciava che frati, che figli, che sore, che cugini, era tutta una scala gerarchica bella definita. Perfetto. E perciò a mia mi toccava Salvatore. Mio nonno che era ozzoiano ronzonato. Era ronzonato ma onesto. Onesto ma tipografo, tipografo ma ronzonato. Se andava all'anagrafe, come arrivava il suo turno che aspettava una ventina di minuti, chiedo dell'anagrafe, udaleavo, ci disse, e allora come si chiama sto piccereddo che va a calare? Giusto. Me l'hanno a due minuti, interrogato così all'improvviso, su due piedi, su come era suonato, che non si ruotava, che aspetta come era, no, ma aspetta come mi resta, aspetta, aspetta un minuto, aspetta un momento, che lui incalzava. Sì. Se andavamo premura, come ci siamo a mettere a sto piccereddo, me l'hanno? Ci pensavo in quell'istante e ci disse Salvatore, Salvatore! E dopo ci fu un attimo di pausa, sape? Chiedo dell'anagrafo, dalle auce, scusi, ce ne faccio la domanda per sicurezza. Sì, sì. Non altro che ma calare piccerito, è giusto? Sì. È giusto, ci disse menando. Non altro, ora abbiamo bisogno di un nome da piccerito. Sto piccerito, come si chiama? Menando, dalle auce, Salvatore, Salvatore! E chiedo, sape, non era commento, commento. E certo. Allora, o se mi trovi a buono, ci disse a menanno. O piccerino la mi chiamare Salvatore, Salvatore. E menanno, per confermare, ci disse Salvatore, Salvatore. No, qui non è abbiamo più dubbi. E ci scrivevo Salvatore, Salvatore. E gli amici, Salvo Salvo. Ma non è possibile. Allora, possi- era intronato anche il signore dell'anagrafe. Menanno, troppo intronato. Menanno, era ozzoiano intronato. Sì. Era intronato, ma onesto. Onesto, ma tipografo, tipografo, ma ignorante. Ignorante, ma intronato. Esatto. Menanno, una volta, lei la sa che no. Una volta ci fu una festa di Sant'Agata che ha rischiato di non essere celebrata per colpa di menanno. Addirittura? Certo. Quindi proprio era lui il colpevole. Che cosa ha fatto? Menanno, ozzoiano ronzonato, era amico di uno che poi a un certo punto era stato eletto consigliere comunale di Catania. Sì. Ma tanti, tanti anni fa, ancora c'era la televisione bianco e nero. Addirittura. Certo, stavo parlando di tanti anni fa. Forse che ancora l'acqua da fontana dello schiccio, da non esceva, dalla menanno, ancora manco c'era. Perciò pensasse quanto tempo fa che stiamo. Forse non c'era manco le orso, vai, che c'è a dire chi vabbè. So. Addirittura ozzoiano ronzonato antico era Menanno che era tipografo siccome avevano eletto questo diciamo questo amico no consigliere io cercavo di infaccare sia a fare il tipografo del comune di Catania poi io non lo cercavo di portare a salata Davide no vabbè, signora vabbè, Rosa vabbè. Via di amicizia no basta a un certo punto che veniva la festa di Sant'Agata dice allora manifesta di Sant'Agata Menanno che era tipografo ronzonato ma tipografo ci disse faccio io i manifesti no e allora si mise da notte a notte cominciava a stampare tutto il programma della festa di Sant'Agata signora Rosa lei non ci crederà o 4 mattina festa la messa dell'aurora momento cruciale o a dire arrivo Parrino rapa a porta della chiesa di Sant'Agata e nella piazza Duomo non c'erano
canotto c'era solo oleotro e alla menano che schicciava l'acqua. Non c'era neanche un devoto. Lo sapi perché? No. Perché menano ozzoiano intronato, sì, che era intronato ma tipografo, tipografo ma ignorante, ignorante ma intronato, aveva scrivuto nei cartelloni celebrazione a catena. E i cristiani se ne avevano aiuto a catena. A catena. No. Celebrazione a catena, capito, signor La Rosa? Intronati tutti però. Ma dai. Non così, ma tipografo però. Arrivederci, sì, signor La Rosa. Salvo, arrivederci. Salvo, arrivederci. Adesso è tutto.